Salve, sono Ciro Battilono, fotografo nato e cresciuto a Torre del Greco in provincia di Napoli. Ho studiato filosofia e poi ho deciso di dedicarmi alla fotografia. Inizialmente mi sono formato in maniera del tutto autodidatta attraverso l'esperienza sul campo e lo studio dei grandi autori. Poi nel 2015 ho preso parte alla seconda edizione del Laboratorio Irregolare di Antonio Biasucci. E l'esperienza durante il laboratorio ha rappresentato per me un importante momento di maturazione, poiché mi ha spinto a interrogarmi molto sul senso della fotografia e mi ha spinto a realizzare una ricerca che fosse il più possibile personale e autoriale. E durante il laboratorio ho iniziato il mio progetto sul rione Sanità di Napoli. Per me la fotografia inizialmente è stata un'enorme fascinazione, poi col passare del tempo è diventata un'esigenza necessaria dovuta alla consapevolezza della solitudine dell'essere umano. Credo che attraverso la fotografia si possano instaurare relazioni col mondo che ci circonda e con i soggetti con cui ci confrontiamo. E attraverso questo continuo confronto sia possibile scoprire tanto sia sulla società che sul proprio mondo interiore. Oggi vorrei presentare il mio progetto Santa Lucia, realizzato nell'omonimo quartiere del centro storico di Cosenza e iniziato nel 2017. Il progetto fa parte della mia ricerca sulle cosiddette marginalità urbane. Infatti, il quartiere Santa Lucia, come d'altronde tutto il centro storico di Cosenza, a partire dagli anni 50 e 60, ha subito un processo di abbandono da parte delle amministrazioni locali. Questo è avvenuto in seguito allo sviluppo demografico e urbanistico della città. L'espansione urbanistica della città non seguì un piano regolatore, bensì fu dettata dalle leggi della speculazione e della corruzione. Ciò portò a spostare dal centro storico verso la parte nuova e nord della città tutte quelle funzioni relative ai servizi, all'istruzione e alla politica, e di conseguenza anche la maggior parte della popolazione migrò verso la parte nuova della città. Così che il centro storico, il suo cuore, il quartiere Santa Lucia, divennero la periferia della città e ancora oggi rappresentano un microcosmo a sé separato dalla vita cittadina. Ad abitare il quartiere oggi ci sono poche famiglie locali ed alcune famiglie straniere, in particolar modo famiglie Rom che sono arrivate a Santa Lucia dopo uno sgombero di un campo sul fiume Crati. Con il mio lavoro non voglio descrivere il contesto, ma voglio raccontarne la dimensione esistenziale. Voglio raccontare la vita intima e quotidiana del quartiere, poiché sono convinto che a Santa Lucia sopravviva un'autenticità del vivere umano, un'autenticità che in qualche modo è sopravvissuta alle spinte disgreganti e omologanti della società contemporanea. Per cui il mio progetto non vuole essere un documento storico, ma un racconto sull'esistenza umana, dall'infanzia alla morte. E un aspetto fondamentale in questo racconto hanno le relazioni, delle relazioni vissute in maniera intensa ed espresse attraverso un linguaggio del corpo che spesso è al centro delle mie immagini. Fondamentale per la realizzazione dei miei progetti è stata anche la mia relazione con l'altro e devo dire che l'accoglienza e l'ospitalità che ho ricevuto a quartiere Santa Lucia e prima al Rione Sanità di Napoli rappresentano per me delle forme di cortesia e gentilezza uniche in un tempo in cui ogni cosa è dettata dalla logica del profitto. L'invito a chi mi guarda è quello di relazionarsi alle immagini con un approccio empatico verso ciò che esse raccontano e far scaturire da questo approccio una riflessione lenta e approfondita
che sia distante dalla retorica e dagli stereotipi che spesso occupano la dialettica mediatica contemporanea.